Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Proprio ieri, attorno alla conduttrice Mirta Merlino e al suo programma Pomeriggio 5, si è creata una forte polemica a seguito di un particolare servizio mandato in onda. L'inviato Fabio Giuffrida ha registrato un'intervista confessione di Lorenzo Carbone, il cinquantenne di Spezzano di Fiorano, provincia di Modena, che ha ammesso di aver ucciso la madre anziana, Loretta Levrini, in uno stato confusionale. La scelta di mandare in onda il servizio ha scatenato pareri contrastanti, molti dei quali negativi, sia da parte del pubblico che di altri colleghi giornalisti, con una risposta cinica da parte di Mirta Merlino. Dopo la messa in onda del servizio, sui social è nata una polemica e Gaia Tortora, giornalista e vice direttrice di TG La 7, ha espresso il suo dissenso. Quello che è accaduto oggi a Pomeriggio 5 è gravissimo. Non è questo il nostro mestiere. Stiamo toccando il fondo? Anche Hermes Antonucci ha criticato la scelta del programma Mediaset di mandare in onda l'intervista a Carbone. Mirta Merlino ha difeso la scelta del programma, sostenendo che la notizia vince sempre deontologicamente. Ha spiegato che Giuffrida ha chiamato i carabinieri dopo aver parlato con Carbone e che la prima immagine trasmessa è stata quella dell'arresto. La conduttrice ha sottolineato che non hanno ostacolato le indagini e che la storia è stata raccontata perché sono stati testimoni oculari. La risposta di Merlino è stata considerata troppo cinica da molti, soprattutto considerando la delicatezza della situazione. La polemica sul caso Levrini continua a tenere banco, con opinioni contrastanti che si scontrano sul ruolo del giornalismo e sul...